Ciao, sono Alberto. Come in tutte le storie, anche la nostra storia di alternanza ha i suoi protagonisti. Io e i miei compagni della Quinta T Grafica e Comunicazione, i ragazzi della Quinta G Industria Grafica e la nostra amata Taranto. Progetto di alternanza dal nome I cittadini del futuro, riconversione e self-employment ha come obiettivo sviluppare lo spirito imprenditoriale, partendo dalla conoscenza dei beni architettonici e paesaggistici e dalle sue potenzialità turistiche attraverso il laboratorio itinerante. Questo progetto ci ha dato la possibilità di conoscere luoghi poco conosciuti, ma di una bellezza straordinaria, e di sperimentare forme di autoimprenditorialità, partendo dalle risorse presenti nella nostra Taranto. E noi ci siamo riusciti! Il progetto è stato avviato il 18 ottobre 2017 con un evento formativo presso l'Aula Magna del nostro istituto. Carmine De Gregorio. Il signor De Gregorio, per noi Nello, ci ha guidato nella riscoperta del Mar Piccolo di Taranto e dei suoi luoghi storici, permettendoci di cogliere la bellezza e l'unicità del nostro territorio. Marco De Bartolomeo ci ha permesso di riscoprire le nostre origini spartane attraverso il brand da lui creato e la sua incredibile esperienza. Grazia Maremonti. Il Comitato Taranto Leader si fece promotore nel 2011 del lancio del progetto I cittadini del futuro, dando uno straordinario contributo al nostro percorso. Cosimo Pignatelli. Il signor Pignatelli ci ha introdotto all'utilizzo del drone per l'acquisizione di immagini e per la stampa 3D. Il giorno successivo, il 19 ottobre, siamo entrati nel vivo dell'esperienza, con il laboratorio itinerante e la prima visita guidata in Mar Piccolo. Nel bacino sfociano brevi corsi d'acqua costeggiati da preziosi ambienti umidi, come il fiume Galeso decantato da Orazio e Marziale. Questo è il rifugio di numerose specie di uccelli acquatici. Dai fondali di entrambi i seni, inoltre, sgorgano sorgenti sottomarine di fredda acqua ipogea, chiamate localmente citri, in greco caldaie ribollenti. Proprio dalla pescosità delle sue acque rese il piccolo mare il cuore della città di Taranto fin dalla leggendaria fondazione ad opera di Taras, il figlio di Poseidone, giunto dal mare a cavallo di un delfino. Ma in realtà la regina dei due mari fu fondata da coloni spartani guidati da Falanto circa 700 anni prima di Cristo. Durante il lento scorrere della storia, Taranto visse splendori, miserie, invasioni, sconfitte, decadenze e riprese, ma è sempre esistito un forte legame tra la città e il suo bacino interno, porto naturale riparato da forti venti dello Scirocco e dell'Ibeccio, e preziosa fonte di pesce e frutti di mare. Nello ci ha accompagnati alla scoperta di un luogo chiuso al pubblico, perché privato, che racchiude un patrimonio immenso, testimonianze di millenni di storia. Abbiamo fotografato conchiglie, fossili e capito la stratificazione geologica di quei luoghi. Abbiamo visitato un luogo particolarmente suggestivo, anche per la sorprendente presenza di necropoli greche e medievali, perfettamente conservate, di un acquedotto sotterraneo di epoca romana e di un'imponente basilica di San Pietro e Sant'Andrea, edificata probabilmente tra il X e XII secolo. L'esperienza è proseguita presso il canale d'Aiedda, dove abbiamo toccato con mano rocce millenarie. Presso il canale d'Aiedda e la masseria Le Lamie abbiamo pilotato per la prima volta un vero drone, grazie all'aiuto di Cosimo Pignatelli, nostro tutor aziendale, che ci ha dato le prime indicazioni e ci ha permesso di fare foto e riprese video. È stata un'esperienza entusiasmante, oltre che importante per il nostro futuro lavorativo. Per pilotare un drone professionale è necessario conseguire il patentino, cosa che può favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, realizzando i primi rilievi, una possibilità che valuteremo, una finestra sul futuro. Successivamente abbiamo svolto 20 ore presso la sede della Geodata Service, dove abbiamo lavorato sulla stampa 3D, progettando e realizzando dei prototipi su materiale plastico.
Il 15 novembre abbiamo partecipato alla seconda uscita didattica prevista dal progetto di alternanza. Nello ci ha accompagnato presso la scuola di addestramento dell'aeronautica militare, luogo chiuso al pubblico, ma che comprende un'area naturalistica e paesaggistica di ineguagliabile bellezza. Abbiamo apprezzato anche gli esterni di Palazzo Brasini, edificio risalente ai primi del Novecento, purtroppo in abbandono, ma di enorme valore architettonico. Con il materiale inedito che abbiamo raccolto, abbiamo realizzato straordinarie cose. Il materiale fotografico raccolto durante le visite guidate è stato rivisitato nel laboratorio di grafica e comunicazione. Abbiamo progettato e realizzato interamente delle shopper di carta, pratiche e a basso costo, con l'obiettivo di evidenziare i magnifici luoghi della nostra città. L'autoimprenditorialità ci è sembrato un concetto non più astratto. Abbiamo compreso come sia possibile per la nostra città rinascere partendo dalle proprie potenzialità, dalla bellezza e perché no dal turismo. Nei giorni successivi abbiamo trascorso diverse ore presso l'ipogeo, sede della mostra, e abbiamo guidato i visitatori nella lettura delle immagini esposte. Anche le TV locali ci hanno prestato attenzione, intervistandoci in prima persona. Inaugurata inoltre al primo piano dell'ipogeo Passo di Ronda, la mostra fotografica dedicata alla cultura e alla storia tarantina. Esposti gli scatti fotografici realizzati dai ragazzi delle quinte, indirizzi grafica e comunicazione e industria grafica dell'Istituto Liside, nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro denominato I cittadini del futuro. Abbiamo ascoltato a tal proposito Valeria Guarino, studentessa dell'Iside. Il progetto Cittadini del Futuro ci ha dato la possibilità di conoscere e apprezzare le bellezze della nostra città, anche quelle poco conosciute. Un percorso di alternanza diverso per la componente creativa e la capacità di trasformare la cultura in economia. Un'esperienza che ci ha fatto comprendere come sia importante credere in ciò che si fa e impegnarsi per realizzare i propri sogni. Adesso resta la volontà di proporre il progetto delle shopper presso grandi aziende poiché possano diventare una fonte di guadagno. I più entusiasmanti ai quali ho partecipato come tutor, i ragazzi sono stati pienamente investiti di questa temperie alla riscoperta del valore del nostro paesaggio. Un mio parere è che i ragazzi di tutte le classi, se vengono stimolati o vengono dati a loro elementi che stimolano la loro creatività, la risposta in generale non può che essere positiva. Noi siamo i cittadini del futuro!